entra in campo con Team. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Questo programma è offerto da... No, no, io non sono morto, io sono l'immortalità, sono il Conte Dracula. Sono qui per un semplice motivo, cacca c'è posto per tutte, se volete venire da Nunzio Trinca a costo dei 1315. Gentilezza e professionalità, il bar ideale per la tua pausa caffè, un momento per assaporare un ottimo caffè napoletano. Bar e coffee break, signori! Ma come? Stai zitta! L'accortezza nel servizio a tavola, unico nella preparazione di gustosissime creme dalle composizioni artistiche. Ci trovi in via del Macello 22, Pompei, interno, centro commerciale, La Cartiera. E ancora. Oh, 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 che ridere, bello bello. WineLivery.com, vini, birre, drink a casa tua subito, consegna in 30 minuti alla temperatura ideale direttamente dal produttore, così risparmi. WineLivery.com. The Click, in collaborazione con il DCAS, Dipartimento Calcio Antisarrissa, vi presenta Insigne, nato da Patrizia, figlio eterno a Napoli, uomo come noi, vivo per amore, vivo in mezzo a noi, una cosa sola con il padre e con i tuoi, fino a quando io lo so, tu ritornerai per aprirci il regno d'Europa. Credo in te, Signore, nato da Maria, figlio eterno e santo, uomo come proprio come morto per amore. Vivo in mezzo a noi, in mezzo, una cosa sola con il padre e con i tuoi, fino a quando io lo Mariano. So, tu ritornerai eventualmente per aprirci il regno di Ed eccoci qua, ore 20:44 del 27 febbraio 2022. Un saluto a tutti e benvenuti alla live reaction del posticipo domenicale, perché domani ci sarà un'altra partita che seguiremo sullo sfondo durante il processo, ovvero sia Atalanta-Sampdoria. Ma oggi siamo qui per una partita che può essere molto importante per le sorti del campionato e soprattutto per le sorti della classifica alla fine di questa domenica. Da una parte abbiamo una Lazio in cerca di punti per cementificare il proprio posto nelle coppe europee, dall'altra però abbiamo un Napoli affamatissimo, o meglio, i tifosi sperano che sia così, visto che una vittoria in trasferta all'Olimpico di Roma contro l'ex di turno, ovvero sia quel Maurizio Sarri che ha fatto sognare, tra virgolette, per parecchie stagioni i tifosi partenopei, una vittoria in trasferta contro di lui porterebbe la formazione partenopea a raggiungere la vetta della classifica. Quindi stiamo parlando di Lazio-Napoli, posticipo domenicale della 27esima giornata di Serie A. Io sono Cassa, più tardi mi raggiungeranno tutti gli altri uomini di questa allegra combriccola. Veniamo da una domenica molto interessante per quanto riguarda alcuni risultati. C'è stato il colpaccio alle 12:30 del Cagliari in quel di Torino, vittoria per 1-2. Poi abbiamo avuto il derby veneto alle
15 con la vittoria da parte della formazione allenata da Igor Tudor, quindi l'Hellas Verona con un Ciolito scatenato, specialmente per i fan del fantacalcio, che ha segnato non una, non due, ma bensì tre reti. E poi alla fine uno Spezia suicida, letteralmente, naturalmente in maniera metaforica, che praticamente al 95esimo lascia letteralmente la vittoria alla Roma a causa di un brutto fallo da parte di un giocatore spezzino ai danni di Zaniolo. Praticamente gli rifila un super kick con i tacchetti e quindi l'arbitro della partita, attraverso il VAR, decide di dare il calcio di rigore per i giallorossi, calcio di rigore che viene segnato, seppur con qualche difficoltà, visto che il portiere dello Spezia aveva intuito la traiettoria, rigore che viene segnato da parte di Tammy Abraham, che regala una vittoria inaspettata per la formazione giallorossa, che praticamente sembrava destinata ad uscire dalla Spezia con un solo punto. Poi è arrivata questa situazione, questo vero e proprio suicidio, naturalmente sempre in maniera metaforica, sì signori di Twitch, da parte dello Spezia, che ha causato il rigore e la conseguente marcatura da parte di Tammy Abraham. Ma non siamo qui per parlare di tutta la giornata di Serie A, lo faremo domani sera nella puntata consueta del lunedì col processo. Andiamo a leggere le formazioni di questo posticipo. Lazio che si schiera con un 4-3-3, a giudicare da diretta.it, che ringrazio per le formazioni. Saracoscia tra i pali, Marusic, Luiz Felipe, Patric e Radu in difesa. A centrocampo Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto. In attacco il tridente formato da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. Mentre invece per quanto riguarda il Napoli, Ospina tra i pali, Di Lorenzo, Ramani, Koulibaly e Rui in difesa. A centrocampo Ruiz e Demme. Il tridente di trequartisti formato da Politano, Zielinski e Insigne. E in mezzo all'attacco dei napoletani, naturalmente, il solito Victor Osimhen. A disposizione dei due allenatori, che sono Sarri per la Lazio e Spalletti per il Napoli. Per la Lazio, Acerbi, Adamonis, Akpak Pro, Anderson, Basic, Cabral, Isai, Kamenovic, Raul Moro, Pedro, Reina e Romero. Mentre invece per quanto riguarda il Napoli, Elmas, Goulam, Juan Jesus, Lobotka, Marfella, Meret, Mertens, Unas, Petagna e Zanoli. Andiamo a vedere anche l'arbitro della partita, se mi permette diretta.it. Fammi vedere chi è. Ah, il buon Di Bello. Sarebbe meglio dire il bello Di Bello, ma questa è un'altra storia, quindi sarà lui l'arbitro della partita. Vediamo se nel frattempo DAZN si collega con l'Olimpico. Potete vedere anche molti giocatori con le magliette Stop the War, in segno di protesta contro il conflitto ucraino e russo che sta continuando in queste ore. Conflitto che sta portando milioni di civili ucraini a letteralmente rischiare la propria vita di fronte ai bombardamenti russi. Per questo, come sempre, diamo un forte abbraccio a tutte queste persone. Nel frattempo è finito l'inno della Serie A. I giocatori si danno il 5. A notare Victor Osimhen con la sua maschera protettiva. Frattempo, giocatori di entrambe le squadre danno la stretta di mano agli arbitri. Nel frattempo, ecco una bella scenetta tra Sarri e Spalletti, che si tengono la mano tra di loro e parlano del più e del meno in attesa dell'inizio della partita. Quindi nel frattempo scambio di gagliardetti e lancio della monetina tra due giocatori che hanno vissuto molte cose insieme. Una promozione in Serie A col Pescara di Zeman e soprattutto il titolo di campioni d'Europa
la scorsa estate ad Euro 2020. Stiamo parlando di Ciro Immobile e Lorenzo Insigne. Nel frattempo la zona presenta l'intera terna arbitrale con Di Bello, Passeri e Tegoni, mentre invece al VAR ci sarà Massa e quarto uomo Cosso. Nel frattempo ci vengono fatte vedere le formazioni, quella che abbiamo già presentato in precedenza, insieme alle panchine. Vediamo la Lazio e tra pochissimo vedremo anche quella del Napoli. Sembra una bella faccia quella di Sarri, proprio il simbolo della felicità quanto riguarda l'allenatore toscano. Quando da zone non mi faccia problemi, ma ne dubito conoscendo la piattaforma streaming. Inquadrato Luciano Spalletti, è già pronto per farsi una bella dormita. Sicuramente la sua squadra non dovrà fare una bella dormita, visto che oggi si gioca tre punti che potrebbero essere importantissimi per la classifica. Scusate, ho avuto un momento di lapsus. Ma la partita è appena iniziata. Inizia ufficialmente lo scontro tra Lazio e Napoli. Posticipo a tutti gli effetti per quanto riguarda la domenica della 27esima giornata di Serie A. Adesso datemi un attimo il tempo di mettere a posto il cronometro. Ecco, ci siamo. Direi che ci siamo perfettamente. Perfetto, allora possiamo iniziare a seguire questo incontro. Subito la Lazio col pallone tra i piedi. Attenzione però, subito il filtrante. A cercare subito Immobile che prova una specie di tacco. Pallone che però viene parato agevolmente dal portiere dei partenopei, che questa sera è Ospina, che riprende il suo posto all'interno dei pali del Napoli dopo la partita di Europa League, dove era presente Alex Meret nella sciagurata partita di ritorno dei playoff di Europa League contro il Barcellona. Qui vediamo un po' la Lazio, vediamo cosa combina la squadra allenata da Maurizio Sarri, soprattutto se saprà imporre il suo Sarri Ball, come viene definito da alcuni addetti ai lavori. Ancora serie di passaggi, le due squadre si stanno studiando in questi primi secondi di partita, stanno cercando di capire quali possono essere i punti deboli dell'uno o dell'altra. Continua la ripartenza dal basso e soprattutto il possesso palla abbastanza serile in questo istante da parte della Lazio. Napoli cerca di organizzarsi bene in campo. C'è subito un'inquadratura per Di Lorenzo. Fallo ai danni di Zaccagni. Quindi si riparte, attenzione. Spina che viene pressato da un giocatore della Lazio, ma riesce comunque a lanciare lungo. Passaggio all'indietro. Siamo già al secondo minuto. Dato che naturalmente rimane sullo 0-0. Sarà una partita molto interessante dal punto di vista tattico. Da una parte un Napoli che deve cercare il riscatto dopo l'eliminazione in Europa League, la brutta eliminazione in Europa League contro il Barcellona. Dall'altra una Lazio di Sarri che piano piano sta cercando la sua identità. Attenzione, lancio molto bello da parte di Insigne. Osimhen prova a correre su questo pallone, ma viene colpito dal tackle di un giocatore della Lazio. E quindi rimessa laterale per il Napoli. Insigne. Lancio a cercare un compagno, ovvero sia Demme. Demme la passa a un altro giocatore della formazione partenopea. Pallone però adesso è nuovamente sulla fascia con Insigne. Insigne
prova a centrarsi, giocatore italiano. Il passaggio per Zielinski, che prova un filtrante per Osimhen, nulla di fatto. Viene fermato da un giocatore da Lazio. Adesso però c'è fallo a favore dei biancocelesti. C'era Felipe Anderson a terra. Praticamente è stato braccato dall'intervento di Demme. Vediamo qui anche la finta da parte di Zaccagni. Stava fregando. Attenzione però, c'è un nuovo pazzo in campo, ovvero sia Ospina, che praticamente guida la difesa del Napoli e butta fuori il pallone. Quindi sarà rimessa laterale per i biancocelesti. Scelta particolare per il portiere dei partenopei. Ora vediamo se riesco anche a mettere a posto un po' da zona, che sta andando... Ok, vediamo un attimo. Attenzione, il Napoli prova a partire in contropiede con Zielinski. Insigne e Osimhen sono da entrambe le parti. Il passaggio per Osimhen. Osimhen prova il tiro in diagonale, ma c'è la parata sicura da parte di Stracoscia. Vediamo qui erroraccio da parte della difesa biancoceleste. Zielinski ne ha approfittato. La passata sulla fascia per Osimhen, che ha provato il diagonale, ma ha trovato le mani sicure da parte di Stracoscia. Ancora la Lazio col pallone tra i piedi. Prova a ripartire dal basso la formazione allenata da Maurizio Sarri. Sempre passaggio all'indietro. Non sta succedendo niente. Ancora il pallone lì. E quindi si va per un lancio lungo, a cercare sulla fascia qualcuno. Qualcuno credo sia Luis Alberto. Attenzione però, la Lazio prova ad andare in avanti con il solito Sergej Milinkovic-Savic. Sergej cerca pallone sulla fascia, il cross, il tiro e credo la parata da parte di Ospina. Vediamo qui l'azione, bella azione da parte della Lazio. Praticamente Milinkovic-Savic è fatto metà campo, per fare un gioco di parole, della formazione napoletana. Poi ha smissato questo pallone sulla fascia per Felipe Anderson. Luis Alberto praticamente sull'assist del brasiliano, doveva solo insaccare a rete, invece butta il pallone clamorosamente fuori. Chiedo venia se avevo detto in precedenza che era stata una parata di Ospina, perché fondamentalmente l'impressione dalle immagini di DAZN era quella. Nel frattempo rimessa laterale per la Lazio, che ha già avuto un'occasione, non dico d'oro ma di platino, per andare in vantaggio. Luis Alberto l'ha sprecata malamente, mette solo davanti a Ospina dopo il buonissimo cross da parte di Felipe Anderson. Attenzione però, la Lazio con Sergej Milinkovic-Savic, Lucas Leiva. Passaggio all'indietro, a cercare credo Luis Felipe. Luis Felipe, nuovamente il passaggio per il sergente, che questa settimana ha compiuto gli anni. Luis Felipe, Lucas Leiva, il passaggio a cercare Marusic. Attenzione però, Felipe Anderson, il passaggio all'indietro, si apre un varco interessante sulla fascia per la Lazio e quindi Zaccagni prova subito a liberarsi. Ottimo 1-2 con sempre l'ex giocatore Verona protagonista. Attenzione, il cross da parte di Milinkovic-Savic, prova il tiro un giocatore della Lazio che però finisce per colpire un giocatore del Napoli. Mario Rui è a terra in questo momento, ed è a terra credo anche Zaccagni. Rivediamo qui l'azione. Il giocatore del Napoli era riuscito a riprendere palla e a rimpallare questo attacco. Poi credo Zaccagni, invece di tirare la sfera, preferisce colpire l'eterga di Mario Rui. E alla fine i due giocatori finiscono a terra. Vediamo se Mario Rui, dopo il colpo alle sue chiappe,
È ancora vivo? Credo di sì. Nel frattempo, Luciano Spalletti dà varie indicazioni ai suoi giocatori che in questo primo scampolo di partita stanno soffrendo e non poco la fase offensiva della Lazio e hanno rischiato molto grosso qualche minuto fa con l'azione sprecata da parte di Luis Alberto. Attenzione, Immobile ruba palla, cade a terra, però c'è Luis Alberto con la sfera, il passaggio, attenzione, bella azione, Immobile, il pallone fuori, ennesima occasione per la Lazio. Il giocatore che era caduto da terra non era il centravanti italiano, ma era Sergej Milinkovic-Savic, che si è scontrato con Koulibaly. Ottima l'azione, Felipe Anderson che poi la passa a Luis Alberto, che effettua un pallonetto a cercare Ciro Immobile. Immobile ha provato a controllare più che poteva questo pallone, essendo marcato da un giocatore del Napoli, pallone che è finito fuori dai pali protetti da Ospina. Nel frattempo vediamo lo staff medico della Lazio che soccorre Sergej Milinkovic-Savic. Vediamo qui l'azione, Immobile che praticamente perde l'equilibrio visto che viene immediatamente marcato da Di Lorenzo e il pallone che va fuori a pochi centimetri dalla porta, difesa da Ospina. Seconda azione da gol per la Lazio. Lazio che sembra più in palla in questi primi 10 minuti di partita. Il Napoli sta cercando di trovare le contromisure. Vediamo qui Sergej Milinkovic-Savic che si mette un po' di ghiaccio in faccia. Segno che il colpo ne è stato molto grave. Attenzione però, il Napoli ci riprova. Attenzione però, ennesima palla persa da parte Nopei, con la Lazio che parte velocissima, sfrutta ogni errore da parte degli uomini allenati da Luciano Spalletti. Questa volta però il Napoli si fa trovare attento in difesa e prova a ripartire con Di Lorenzo. Di Lorenzo, passaggio per Ruiz. Di Lorenzo prova a partire ma nulla di fatto, ancora una volta il pallone viene intercettato dalla Lazio. Milinkovic-Savic, il passaggio sulla fascia a cercare Marusic. Milinkovic-Savic, pallone però viene recuperato da Victor Osimhen e quindi il Napoli può ripartire con più calma. Insigne, passaggio all'indietro a cercare Mario Rui. Passaggio per Ruiz che la passa nuovamente all'indietro per Koulibaly. Ramani, passaggio a cercare Giovanni Di Lorenzo. Passaggio nuovamente con Politano, Di Lorenzo. Il passaggio all'indietro per Ramani. Ramani per Koulibaly. Napoli cerca di sfondare ma non ci riesce. Perde nuovamente un altro pallone. Con la Lazio che può ripartire, attenzione, ancora una volta la formazione bianco-celeste. Luis Alberto ci ha provato, ma Ramani ha saputo difendere sapientemente la sfera. Ramani quindi va per il lancio lungo a cercare Osimhen. Osimhen che però cade a terra. Pallo a favore dei partenopei. Quindi calcio di punizione per il Napoli. Koulibaly, il passaggio per Mario Rui. Koulibaly, il passaggio per Demme. Ramani, passaggio nuovamente sulla fascia. Vediamo un po' se riesce la formazione partenopea a far partire le sue frecce. Le sue quattro frecce, perché abbiamo la batteria di trequartisti formata da Politano, Zielinski e Insigne, e poi naturalmente Victor Osimhen, che con la sua sazza e la sua forza fisica non solo fa spallate, ma può dare grossi grattacapi alla difesa della Lazio. Lazio che però adesso è con la sfera a tre piedi, con Felipe Anderson, il passaggio per Lucas Leiva. Luis Alberto, il passaggio sulla fascia, che però non riesce a sfondare. Attenzione però, la Lazio prova a sfondare il cross da quella fascia precisa e poi prova il tiro al volo Felipe Anderson, pallone che va fuorissimo.
dai pali difesi da Ospina. Vediamo qui il cross da parte, credo, di Radu. Il colpo di testa da parte di un giocatore del Napoli, ovvero Mario Rui. Poi Felipe Anderson ha provato il colpo al volo, ma pallone che è andato altissimo. Adesso è il momento per il Napoli di riprendere la sfera. Mario Rui, il passaggio all'indietro per Koulibaly. Koulibaly nuovamente, il passaggio per Ruiz, il passaggio per Zielinski, che rimane all'interno della propria metà campo. Adesso nuovamente Mario Rui, passaggio nuovamente all'indietro per Demme. Ruiz prova a cambiare gioco, ma il pallone viene intercettato da un giocatore della Lazio. Lazio che parte subito in contropiede con molta velocità in questa parte di partita. Vediamo cosa fa la formazione. Bianco Celeste, attenzione. Mi sembra immobile, ha cercato di entrare in area. Infatti sta protestando per un fallo di mano. Ma l'arbitro della partita lascia giocare. Attenzione però, Marusic. Passaggio all'indietro per Milinkovic Savic, che non riesce a riprendere palla, ma viene soccorso da un altro giocatore. Attenzione però, ancora sulla fascia con Marusic. Marusic supera il giocatore sulla fascia. Felipe Anderson viene braccato da Mario Rui e anche da Demme. E poi non è qua fuori. Vediamo qui l'azione. Ha avuto discreto culo, mi sa, qui Ramani. Ovviamente il pallone è entrato nel mezzo, ovvero sia all'interno dell'ascella. E quindi non c'è nessun colpo di mano. E l'arbitro quindi ha lasciato giocare. Vediamo adesso il Napoli cosa fa, forte di questo calcio di rinvio appena avvenuto. Vediamo un pochettino Demme. Trova un po' di prateria all'interno della propria metà campo. È costretto a passarla all'indietro per Ramani. Koulibaly, passaggio nuovamente per Demme. Koulibaly prova a far partire sulla fascia Lorenzo Insigne, il capitano del Napoli. Si accentra leggermente, passa il pallone a Demme. Koulibaly, ancora Insigne. Koulibaly il passaggio a cercare Zielinski, il passaggio a cercare Politano. Vediamo un po' come riparte il Napoli su quella fascia. Politano ancora col pallone, viene braccato da due giocatori della Lazio ed è costretto a mettere il pallone in rimessa laterale realizzata adesso da Giovanni Di Lorenzo. Demme, pallone ancora lì, attenzione Osimhen, il passaggio all'indietro. Napoli che adesso si avvicina all'area della Lazio, attenzione Politano prova il cross, il colpo di testa di Osimhen che però viene fermato a sta coscia. Attenzione però, il pallone ancora lì, vediamo se il Napoli riesce a recuperare, ottimo lavoro da parte di Demme, di nuovo il pallone sulla fascia. Politano prova il cross, c'è il colpo di testa di un giocatore della Lazio, il tiro da parte di Insigne, il pallone che va fuori. Insigne. Rivediamo qui il pugno da parte di Stracoscia, che salva il pallone dal possibile arrivo di Osimhen. Poi rivediamo qui il cross da parte di Politano, colpo di testa da parte di un giocatore della Lazio. Insigne, come in precedenza Felipe Anderson, prova il tiro al volo, pallone che va fuori. Rivediamo qui l'azione, Politano. Il colpo di testa da parte di Osimhen, però viene fermato letteralmente da un pugno da parte di Stracoscia. E rimane a terra. Siamo al 18° minuto, risultato che rimane ancora sullo 0-0. Una Lazio che sembra giocare meglio per il momento rispetto al Napoli. Adesso però la formazione partenopea sembra aver trovato le contromisure per arginare gli uomini di Sarri. Vediamo come va avanti questa partita. Ancora la Lazio con Felipe Anderson. Il passaggio all'indietro per un difensore della formazione bianco-celeste. Pallone ancora
nella metà campo degli uomini di Sarri. Ancora lì il passaggio. Il pallone rimane sempre lì. Adesso la Lazio cerca un varco, ma ha tanta, tanta difficoltà perché il Napoli sta iniziando a pressare. E pressare pure molto. Attenzione però, la Lazio ci prova con Felipe Anderson. Felipe Anderson che però viene fermato dall'intervento di Ruiz. Il passaggio sulla fascia per Insigne che prova il lancio lungo. Lancio troppo lungo, che viene quindi intercettato da Stracoscia. Attenzione però, ancora Lazio. Vediamo cosa combina la formazione biancoceleste, che continua con questa serie di passaggi a cercare una situazione o un varco come fatto in precedenza. Visto che comunque gli uomini di Sarri in questi primi 20 minuti di gioco hanno già avuto diverse occasioni. La più nitida è stata quella con Luis Alberto, che di fronte a Ospina ha portato il pallone fuori dai pali difesi dal portiere dal Napoli. Prova a ripartire la formazione partenopea. Koulibaly, passaggio per Mario Rui, passaggio all'indietro per Koulibaly, il passaggio per Rahmani. Di Lorenzo provano a salvare questo pallone i giocatori partenopei, ma nulla di fatto e la Lazio quindi può ripartire subito. Gestire la sfera è Milinkovic-Savic. Il passaggio per Luis Alberto. Adesso si cerca una triangolazione. Molto buona, attenzione, prova il tiro! Credo che a provare il tiro... E beh, sempre lui, Ciro Immobile. Ha provato il tiro dalla distanza. Zaccagni che era stato fermato. Immobile che ha provato il tiro dalla distanza. Pallone che è andato fuori. Bella azione da parte della Lazio, Lazio che ci sta provando con le unghie e con i denti a trovare la rete del vantaggio. Napoli che cerca di attaccare ma ancora ha qualche difficoltà. Infatti vediamo i tiri totali, 5 per la Lazio, 2 per il Napoli, i tiri in porta, 1 per parte. Adesso il Napoli prova a ripartire, Koulibaly cerca il varco con Insigne, il passaggio indietro nuovamente per Koulibaly che prova il lancio lungo a cercare sulla fascia. Ruiz, credo. Vediamo un po' il cross, ma nulla di fatto. Comunque non era Ruiz, era Rui senza la Z, che ha tentato il cross, che è stato però intercettato da un giocatore della Lazio. Attenzione però, ancora la formazione biancoceleste con Milinkovic-Savic. Il passaggio sulla fascia per Felipe Anderson. Marusic, passaggio per Milinkovic-Savic. Felipe Anderson, il passaggio al centro per Milinkovic-Savic che smissa questo pallone dall'altra parte. Vediamo un po' se gli uomini di Sarri riusciranno a trovare un'azione che porti alla rete del vantaggio. Non stanno giocando così male, dovrebbero essere un po' più precisi sotto porta. Ancora però la formazione biancoceleste riparte con Luis Felipe, lancio lungo. Lancio che però viene preso e fatto suo da Mario Rui. E quindi Napoli può ripartire dal basso con Koulibaly. Koulibaly il passaggio per Mario Rui. Mario Rui nuovamente a Koulibaly. Koulibaly per Rahmani. Rahmani. Vediamo un po'. Nuovamente passaggio per Koulibaly. Mario Rui. Mario Rui. Il passaggio per Zielinski, Mario Rui. Passaggio per Rahmani che prova ad avanzare leggermente. Ancora serie fitta di passaggi da parte della formazione napoletana che adesso ci prova. Il cross per Di Lorenzo che riesce a prendere il pallone. Di Lorenzo. Di Lorenzo ora si trova vicino all'area difesa dei difensori laziali. Di Lorenzo nuovamente, Di Lorenzo, Di Lorenzo prova ad entrare, il passaggio all'indietro per Ruiz, Zielinski prova il tiro e la parata da parte di Stracoscia, prova il cross ma il pallone va fuori. Occasione per il Napoli, bel tiro dalla distanza da parte di Zielinski, ottima parata da parte di Stracoscia. Rivediamo qui l'azione, Di Lorenzo,
il passaggio da parte di Ruiz e poi Dienischi che si trova praticamente al centro e prova la bomba dalla distanza. Ottima parata e ottimi riflessi da parte di Stracoscia che permettono alla Lazio di rimanere sullo 0-0. Attenzione però, palla persa, ma c'è fallo ai danni di Milinkovic-Savic da parte del numero 4 della formazione napoletana, ovvero Demme. Siamo al 24esimo, risultato che rimane invariato sullo 0-0. Vediamo un po' cosa succede qua. Attenzione però, la Lazio prova a ad andare in attacco, a trovare un varco per cercare la rete che potrebbe far esplodere il pubblico di casa. Ha avuto diverse opportunità, la formazione allenata da Maurizio Sarri, ma al momento nessuna di queste è entrata in rete. Tempo inquadrati diversi personaggi della formazione biancoceleste. Tanto serie ancora di passaggi da parte degli uomini di Luciano Spalletti, che riescono a trovare un varco solo dalla distanza. Seppur comunque stiano cercando di trovare piano piano, poco a poco, le contromisure per arginare la squadra allenata da Maurizio Sarri, che invece ha avuto occasioni molto importanti davanti ad Ospina. Vediamo qui il pallone che va fuori. Napoli ha provato ancora una volta ad attaccare, ma nulla di fatto per gli uomini allenati da Luciano Spalletti, che come ho detto prima provano ad entrare in area ma fanno diverse difficoltà, e quindi hanno provato qualche tiro da distanza. L'ultimo dei tentativi è stato quello da parte di Zielinski. Pallone che è stato parato agevolmente dal buon Stracoscia. Ancora il Napoli con Koulibaly, Insigne. Passaggio nuovamente con Koulibaly. Ancora la formazione partenopea che sta cercando un po' di trovare i varchi giusti per infilzare la formazione biancoceleste. Ancora ripartenza dal basso con Koulibaly. Attenzione però, il Napoli adesso può ripartire sulla fascia con Politano. Scusate l'interruzione, ma stavo facendo alcune cose per i social. Politano prova il passaggio, nulla di fatto, pallone che va fuori. Qui nel frattempo inquadrata curva dei tifosi biancocelesti e in mezzo al campo la figura rappresentata dall'allenatore della formazione biancoceleste, ovvero sia Maurizio Sarri. Ancora la Lazio che cerca di trovare i solchi giusti per infilzare la difesa biancoceleste. Qui c'ha difesa azzurra, pardon. Qui ci ha provato Felipe Anderson. Pallone però è andato fuori, quindi rimessa laterale per il Napoli. Può ripartire sulla fascia dominata da Di Lorenzo e Politano. Pallone però viene nuovamente perso dagli azzurri. Ancora la formazione
parte europea, che oggi si presenta con una delle sue 10 maglie di questa stagione, esattamente, non sto scherzando, sono 10 le maglie che il Napoli ha presentato per questa stagione. La decima vera e propria sarà presentata verso Pasqua. Segno del grande dispendio di energie per quanto riguarda il marketing della formazione azzurra. Attenzione però, ancora la Lazio. Pallone che però viene intercettato nuovamente dal Napoli. Addirittura spesso anche Insigne è costretto ad accentrare, a fare il ruolo da centrocampista centrale per cercare di trovare palloni utili per la formazione partenopea. Qui c'è stato il colpo di testa da parte di Osimhen, ma credo ci sia stato un altro pugno da parte di Stracoscia. Deve essere un'occasione molto interessante per il Napoli. Li vediamo qui. Ottimo il cross per Politano, che si è trovato praticamente in fondo all'area di rigore. Ha cercato di smissare questo pallone, il colpo di testa da parte di Osimhen. Ma in realtà non c'è stato scontro con Stracoscia, c'è stato lo scontro invece con Marusic. Infatti i due giocatori in questo momento sono a terra. Vediamo qui Luciano Spalletti che dà indicazioni ai suoi uomini. Nel frattempo vediamo Osimhen a terra. Credo che in questa stagione abbia preso un botto di colpi in faccia il buon Osimhen, come sa dimostrare la mascherina che indossa da diverse settimane il centravanti africano della Lazio. Vediamo cosa succede. Osimhen viene soccorso dallo staff medico. Del Napoli. Scusate, sono fasi un attimo concitate. Vediamo se poi il giocatore, eccolo qui, il numero 9 del Napoli, rientra in campo senza problemi. E si rimette in sesto dopo la botta subita. Siamo al 31esimo. Risultato che rimane fermo, cementificato sullo 0-0. Nel tempo varie inquadrature, segno che la partita in questo momento si trova in una fase di stallo. Attenzione però, la Lazio ci prova con Immobile. Immobile che praticamente da solo prova il cross al centro, ma interviene un giocatore del Napoli, credo Politano, e quindi la formazione partenopea può ritornare a smissare il pallone con calma. Attenzione qui, ancora la Lazio con Savic, il passaggio per Marusic, Savic, il passaggio per Felipe Anderson. Ancora serie di giro palla da parte della formazione biancoceleste. Vediamo se questa volta riusciranno a trovare un varco, così non è, anzi c'è pure il fischio da parte dell'arbitro per un fallo su Zaccagni. Tutto fermo in questo momento. Partita che, come ho detto in precedenza, rimane ferma sullo 0-0. Bisogna dire che comunque ci sono state diverse azioni realizzate da parte di entrambe le squadre. Le più pericolose sono state quelle dei biancocelesti. Frattempo 10 minuti, arrivo, sto finendo qualcosa. Ok, tranquillo Nick, non farti problemi. Nel caso ci vediamo poi per il secondo,
o secondo tempo, posso dire, o secondi 45 minuti. Scegliete voi, quindi ci possiamo anche vedere per quella roba lì. Attenzione però, la Lazio prova a partire nuovamente, la formazione biancoceleste vicinissima all'area difesa dal Napoli. Ha provato il cross al centro, un giocatore della formazione allenata da Maurizio Sarri, ma Mario Rui è stato bravo a sventare questa occasione. Rimessa laterale, pronto a battere Radu, il passaggio per Luis Alberto. Luis Alberto, il tacco da parte di Zaccagni, pallone che però viene recuperato dal Napoli. Osimhen utilizza tutta la sua sazza, c'è un po' di batti e ribatti, ma il pallone ritorna dalle parti della Lazio con Marusic. Il passaggio all'indietro per Luis Felipe. Felipe tiene il pallone lì. Ancora il passaggio per Milinkovic-Savic, Marusic. Marusic, il passaggio per Felipe Anderson. Felipe Anderson prova ad accentrarsi. Felipe Anderson tiene il pallone lì. Felipe Anderson smissa il pallone sulla fascia con Zaccagni. Zaccagni prova il cross, ma c'è la parata sicura da parte di Ospina. Siamo al 35esimo minuto, risultato che, come ripeto prima, rimane fermo sullo 0-0. Koulibaly, il passaggio per Mario Rui. Koulibaly, il passaggio per Rahmani. Rahmani tiene questo pallone, lo smissa sulla fascia per Di Lorenzo, che effettua un passaggio in diagonale per Zielinski. Prova a partire il Napoli con Koulibaly, passaggio sulla fascia per Insigne. Insigne prova leggermente ad accentrarsi. Mario Rui, Mario Rui prova il cross, ma c'è il colpo di testa da parte di un difensore della Lazio, credo sia stato Patric. Attenzione, Zielinski prova il cross a cercare Ruiz, ma c'è la parata da parte di Stracosa che fa ripartire subito l'azione per la Lazio. Attenzione, gli uomini di Sarri provano a fregare in velocità la formazione allenata da Luciano Spalletti. Attenzione però, il Napoli ci prova, ma il pallone va fuori, quindi nuova rimessa laterale. Ci ha provato Politano a ripartire in attacco, ma nulla di fatto. Pallone che comunque rimane nella metà campo partenopea con Koulibaly. Passaggio per Rahmani, passaggio per Di Lorenzo, pallone per Politano. Passa nuovamente a Di Lorenzo. Di Lorenzo però cade a terra. È fischiato un altro fallo. Nel frattempo inquadrato Luciano Spalletti. Attenzione però, il Napoli con Insigne che prova il tiro a giro. Nulla di fatto, occasionissima per la formazione partenopea, con Insigne che si era ritrovato praticamente di fronte, ha provato il tiro al giro, ma nulla di fatto. Nel frattempo il capitano del Napoli, che a giugno passerà in quel di Toronto, zoppica leggermente. Rivediamo qui l'azione, bello il lancio per Insigne. Insigne si libera di Marusic, praticamente si trova davanti un giocatore della Lazio, ovvero sia Luis Felipe. Luis Felipe che però riesce a fermare il pallone con il petto e a sventare questa occasione per la Lazio. Naturalmente a favore della formazione biancoceleste. Nel frattempo, buonasera! Ciao a tutti, ciao. Intanto sono entrato Casta, mi devi fare una telecronaca fantastica perché io non la posso vedere. Ma guarda, non è manco una brutta partita quando si mettono ad attaccare, soltanto che alternano momenti interessanti dal punto di vista offensivo a momenti di stallo, come in questo momento, tipo, dove non sta succedendo letteralmente niente, si smissano il pallone come
se giocassero a scapoli ammogliati, ecco. Domani cerco di riprendermelo per il processo, per parlarne al processo. Ricordiamo domani il processo. Esatto, domani il processo, naturalmente in concomitanza col processo che ho io al Parma col buon Papyrus. Nel frattempo ancora ovviamente il pallone da parte della formazione biancocelese. Salutiamo il buon Papyrus che finalmente ha vinto una partita dopo secoli. Però voi intanto avete pareggiato lì. Sì, un buon risultato. Diciamo che la classifica non depone ancora a nostro favore, però la sconfitta del Venezia contro il Verona, diciamo, ci riavvicina un pochettino. Stai dicendo Fulvio? Il Cagliari sembra risorto, oggi ho visto che Torino-Cagliari. Sì, sembra letteralmente un'altra squadra, cioè Mazzarri ha fatto un lavorone, non aveva iniziato bene, però adesso la squadra sta correndo e sta giocando molto bene. Segno anche di un buon mercato di gennaio realizzato dagli uomini di Giulini, dove praticamente si sono liberati delle mele marce e hanno ricostruito la formazione aggiungendo qualche innesso. Assolutamente, c'è Lovato in difesa che giganteggia. Esatto. Non parlare comunque di De Jola, Pereiro, anche Joao Pedro, che comunque fanno il loro sporco lavoro. Ma la partita è cambiata dall'entrata di Pavoletti. Cioè Pavoletti è entrato, ha fatto trovare sono riusciti a trovare quel punto di riferimento là davanti, e De Jola ha segnato grazie a lui praticamente. Perché c'è stato, dopo il primo gol del Torino, dopo il gol del Torino, c'è stato un momento dove si pensava che comunque la partita finisse totalmente dall'altra parte del campo. Però c'è stato un grande Cagliari sinceramente oggi. Più che altro una grande prova di carattere, una grande prova che mi sono stancato a vedere altre squadre fare punti col Torino, con queste squadre, e noi andarci a pareggiare. Però pazienza. Esatto, un Torino che è abbastanza in affanno, evidentemente ha preso i punti utili per la salvezza, ma poi nelle ultime quattro partite ha abbassato moltissimo il ritmo, perdendone ben tre. Sì, anche se comunque ho visto un Juric sempre molto convinto delle sue possibilità, molto, molto, diciamo, grintoso. Sì, molto convinto, molto grintoso, potremmo definirlo, se dobbiamo definire un difetto un po' testardo nel voler tenere in porta Milinkovic e Savic, ma evidentemente i portieri sono quelli per quanto riguarda la formazione granata. Esatto. Più che altro Berisha non penso che dia chissà quali sicurezze in confronto a Milinkovic e Savic. Non ha tante colpe, secondo me, dare tante colpe a Milinkovic mi sembra esagerato, però non lo so. Vabbè, vediamo un pochettino come si evolve la situazione. Certo è che comunque quei portieri sono, ed effettivamente Milinkovic-Savic, seppur tra buone anche parate, perché comunque durante la partita di oggi ha fatto anche delle discrete parate, alcuni errori, diciamo, è il portiere più in forma, ecco, della formazione allenata da Juric. Nel frattempo c'è il tiro dalla distanza, tiro abbastanza flebile da parte di Immobile, e la parata abbastanza sicura da parte di Ospina.
Comunque mi aspettavo, se vuoi sapere la verità, mi aspettavo una partita molto con pochi gol, diciamo, non tanto scoppiettante questa Lazio-Napoli. Non lo so, avevo questa sensazione. No, ma guarda, l'avevo pure io, anche perché comunque è una partita altalenante. Ad esempio, ci sono state occasioni sia per la Lazio che per il Napoli, però ci sono stati momenti in cui c'è stato un paio di minuti dove c'è stato lo stallo più totale, cioè non succedeva letteralmente niente. Attenzione però, Mario Rui prova il cross e il pallone che va fuori. Sarà rimessa laterale per il Napoli. Come ti ho detto, è una partita altalenante. Le occasioni ci sono state, almeno nei primi minuti. Adesso è un momento proprio dove non sta succedendo letteralmente niente. Adesso però potrebbe esserci un calcio d'angolo molto interessante per il Napoli. Vediamo un attimo. Pure sarà calcio di rinvio. Vedo Zielinski che sta correndo d'altra parte, quindi molto probabile che sia calcio di rinvio per la Lazio. Infatti è così, è. Calcio di rinvio per la Lazio con Stracosce, passaggio per Luiz Felipe. Marusic. Marusic tiene il pallone lì, Marusic, il lancio lungo. Hai visto anche le altre partite, Fulvio, di questa giornata? No, ho Ti visto do. un po' di Verona, ho visto tanta Serie B, se vuoi sapere la verità, perché dopo il 2-0 del Verona ho cambiato. Poi no, le altre no, domani ho un esame, quindi mi sono concentrato su altro. Vabbè, giustamente, sono perfettamente d'accordo con te, ti comprendo pure. Quindi, sì. Com'è stata la Serie B? Ecco, ci sono state partite No, è stato. interessanti. Sì, diciamo comunque c'è stata la vittoria della Regina contro il Pisa, un po' inaspettata, poi la vittoria all'ultimo minuto dell'Ascoli che perdeva 1-0, e poi ha vinto 2-1. Grazie a un bellissimo gol di Falasco, un rigore. Sinceramente, invece, vorrei parlarne con te, anche se non vedi la Serie B, cioè questo tracollo del Crotone, un po' impressionante, a ridosso comunque, manca pochissimo a una brutta stagione, diciamo, a consolidare questa brutta stagione, perché se continua così, devo dire la verità, per me scende in Serie C, perché è terzo ultimo ora, con Alessandria e Cosenza che si stanno, diciamo, comportando bene. Tra l'altro, quando è stato l'altro ieri, sabato, no, o ieri, è tornato a segnare il Bati Larivè. Esatto, Ah, ex grande leggenda del Cagliari, ricordiamo. esatto, tornato a segnare in Italia. Quindi diciamo che l'Alessandria è una squadra che segna tanto, a Corazza, che comunque. Carrozza, Corazza, non mi ricordo, mi scambio sempre. Che comunque sta segnando assai. La squadra di Moreno Longo, comunque allenata da un allenatore che ha fatto pure la Serie A. Vedo il Crotone, è quello che vedo messo peggio, anche se hanno provato a fare qualche acquisto come Maric dal Monza. E poi, vabbè, c'è stato il big match con la vittoria Lecce a Monza, importantissima per l'alta classifica della Serie B, che vede comunque una lotta
là davanti. Tra Monza, Lecce, Brescia, Pisa, è un po' Frosinone, non c'è tanta sicurezza quest'anno, devo dire la verità, su chi possa salire. Io, se tu mi fai una domanda, mi chiedi chi possa salire, non te lo so dire. Sì, sono abbastanza d'accordo con te, ho qui la classifica della Serie B davanti agli occhi e sarà lotta fino alla fine, perché abbiamo il Lecce a 49, Cremonese con gli stessi punti della formazione pugliese, poi Brescia a 48. Cosa? Sì, mi ero scordato pure la Cremonese, che sta facendo un ottimo campionato, tra l'altro trascinata da un giocatore della Juve, da Fagioli, a centrocampo, che è un fenomeno. Esatto. Poi abbiamo il Brescia, il classico Brescia di Inzaghi, che può dare il filo da torcere a tutte a 48 punti, poi dietro a 3 punti praticamente Benevento e Pisa, a 5 dopo la sconfitta di oggi il Monza, a 7 punti abbiamo anche l'Ascoli e poi si finisce con Frosinone, Perugia e Cittadella a 41 punti. Praticamente le prime 10 del campionato sono tutte racchiuse in 10 punti, quindi tutto può succedere. Sì. Tranne vedremo. Allora, io ti dico che le squadre, sicuramente ai playoff la squadra che ha più probabilità se ci arriva è il Parma, per il semplice fatto che ha una rosa troppo superiore, è fatta da gente che ha molta esperienza, che le partite importanti le sa gestire, diciamo. Sì, però il Parma deve iniziare a macinare punti, perché comunque, per carità, la distanza non è tanta, però deve iniziare a vincere. Vediamo se questa partita con la spalla sarà un nuovo inizio per la formazione emiliana. No, io ti dico, se dovesse arrivare ai playoff, la vedo favorita. Se non dovesse arrivare ai playoff, perché i playoff della Serie B sono un po' ostici. Beh sì, i playoff della Serie B sono abbastanza difficili e può succedere tutto il contrario di tutto. Non sono come quelli della Serie C, che sono veramente un disastro. Sì, vabbè. E tutta la Serie C, a mio avviso, è un disastro, tra playoff del genere e anche squadre che falliscono, ecco. Sì. Non puoi stare tranquillo un attimo, effettivamente. Esatto. Potremmo chiedere anche a Nick, vista la stagione dell'anno scorso del Padova, che praticamente ha perso il biglietto per la Serie B ai rigori in finale contro l'Alessandria. Esatto, tra l'altro, sì. Esattamente. Noi abbiamo perso contro l'Avellino l'anno scorso, avevamo battuto Juve Stabia e non mi ricordo chi, poi abbiamo perso contro l'Avellino. Esattamente. Ti chiedo le aspettative per questa stagione, soprattutto per quanto riguarda il Palermo. Speriamo di arrivare ai playoff, cioè arriveremo ai playoff, ma ci bloccheremo, non andremo tanto avanti, secondo me. Secondo te questa è una stagione di transizione per voi? Assolutamente, ma finché non cambiamo gestione e proprietà non potrà succedere niente. Mirri è... Ti spiego chi è Mirri, il presidente del Palermo, è quello che fa i cartelloni pubblicitari. Lui ha un'azienda di grafica, non ha chissà quali
chissà quali fondi, capito? Ah, ecco qua. Quindi, anzi, che è riuscito a non far fallire il Palermo, ma a farlo partire solo dalla Serie C, gli dobbiamo dire grazie, perché è una persona onesta e si vede. Però purtroppo mancano gli acquisti, cioè noi abbiamo preso tutti i giocatori che abbiamo preso a zero, ma con stipendi veramente, ma veramente bassi, capito? Beh, perché sì. non possiamo pagare stipendi alti. Quindi molti sono in prestito da varie squadre, altri sono in prestito, altri svincolati. Vabbè che comunque non c'è un grande mercato in Serie C se non di svincolati, se non di gente a zero. Però cioè, tutta la Serie C fondamentalmente è così, però vanno avanti le grandi società con i vari, tipo il Bari, che ha il non mi ricordo quest'anno chi c'era, forse il Catanzaro, il Catanzaro che ha preso Iemmello, ma senza pagarlo una lira, però almeno pagandogli uno stipendio decente. Questo noi non lo possiamo fare, quindi non possiamo sperare in chissà cosa. Non abbiamo una squadra, cioè molti riescono a prendere gli svincolati alla Serie B, noi riusciamo a prendere gli svincolati alla Serie C, capito? Poche parole. Sì, bisogna dire anche che il Bari è praticamente la società satellite del Napoli, visto che dietro c'è De Laurentiis. Sì, ma anche il Catanzaro. Cioè, il Bari comunque ha tanti anni che prova ad assalire e non ci riesce. Quest'anno ci riuscirà, perché comunque ha avuto veramente, se vuoi sapere la mia, pochissima... è stato un campionato un po' pazzo. Non c'è stata una sfidante vera e propria. Cioè, un po' come l'anno scorso, la Ternana. Che l'anno scorso la Ternana ha vinto in maniera scioltissima il girone C della Serie C. Quest'anno sta succedendo la stessa cosa al Bari, però ora ultimamente sta perdendo un po' di punti. Ha perso contro il Campobasso, l'anno scorso addirittura la Ternana non aveva mai perso. Quindi dico, non ha mai perso. Quindi diciamo che non è tanto semplice il campionato di Serie C. Sì, poi come ho detto prima, ok, potresti anche conquistare la promozione, ma poi durante l'estate devi comunque tenere i conti a posto, ecco, per quanto riguarda l'iscrizione ai prossimi campionati, perché se no rischi, ok, fai il passetto successivo, ma poi rischi di fallire. Sì, sì, ma infatti cioè, il Palermo fondamentalmente non vuole manco salire in Serie B, perché non ha... cioè, non abbiamo una società tale, te l'ho spiegato, non abbiamo una società tale da... come da poter salire in Serie B e poter reggere, esatto, non mi viene la parola, da poter reggere un campionato con le varie iscrizioni e le varie cose del campionato di Serie B, secondo me. Poi staremo a vedere, magari troviamo qualche investitore buono. Poi si vedrà, vediamo un po' come si evolverà, diciamo, la situazione. Sicuramente questo è un anno, un attimo di transizione in attesa di momenti più gloriosi, sì, 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 per la prossima stagione.
Speriamo, ma dipende tutto dagli investitori, te l'ho detto, dipende tutto da chi saranno gli investitori. Spero sarà qualcuno di serio, non i cialtroni che ci hanno propinato anni fa. Vabbè, ma lasciamo perdere storie brutte che non voglio manco ricordare. Diciamo il periodo che va dal post Zamparini in poi. No, dal pre Zamparini. Cioè, diciamo, addirittura da Sensi, diciamo, allora. Sì, diciamo che dopo che Zamparini, in verità parte tutto dopo la seconda retrocessione in Serie B del Palermo, che là si cercavano nuovi fondi, si cercava una nuova società e non sono riusciti a trovarla. Prima c'è stato quella cazzatella fatta con, come si chiama, non mi viene, Baccaglini. Sì. Poi c'è stato quella cordata portata da, come si chiama, l'ex giocatore del City, che ha giocato pure nella Samp, da Platt. Che fondamentalmente erano dei buffoni, capito? Sì. Ho capito perfettamente, effettivamente, specialmente in squadre come queste bisogna saper trovare dei compratori credibili, perché spesso si rischia di fare anche una brutta fine, come hai detto tu, con Baccaglini, Platt e compagnia cantante. Un esempio su tutti, visto che ne parlavamo prima, il Parma, che si ritrovò praticamente con Manenti proprietario. Un vero e proprio truffatore del calcio, forse il più grande truffatore della storia del calcio italiano. Sì, diciamo che è stato il Luis Danuello dell'imprenditoria sportiva. Esatto. No, come si chiamava? No, Danuello, come si chiamava l'altro giocatore? L'altro, quello che si era finto giocatore ed era riuscito ad arrivare in Serie A. Non me lo ricordo. No, facendo tipo una partita sola, che l'avevano comprato perché consigliato da qualcuno, non mi ricordo. Sto andando a controllare. Che alla fine era un calciatore, era un truffatore. Sì, praticamente fu una truffa, ma stai parlando di questi ultimi anni? No, anni 80, No, vabbè, io mi ricordo la storia di Kaiser, Carlos Enrique Raposo. Ah, Raposo, sì, io lui intendevo. Ah, sì, vabbè, quella storia abbastanza conosciuta, specialmente in giro per il Brasile. Diciamo che Manenti era il Raposo dell'imprenditore. Della parte di impresa sportiva, calcistica, diciamo, della parte manageriale, la stessa cosa. Beh, sì, soprattutto perché aveva milantato che doveva lanciare il canale Mappi Channel, Mappi Moda, Mappi qualunque cosa, persino Mappi sto cazzo, e poi alla fine è scappato dopo un paio di giorni, ecco, spaventato dall'intera situazione. Esatto. Nel frattempo salutiamo Aldone, che è qui con noi in chat, dopo il grande successo di ieri sera, dove è stato presente nella nostra chat a parlare di quanto accaduto nella partita delle 18, ovvero sia la vittoria della Juventus in quel di Empoli per 2-3, partita che potete recuperare con la nostra live reaction sul canale YouTube di The Click. Rientrano le squadre in campo, è tutto praticamente pronto per i secondi 45 minuti di Lazio-Napoli, partita che è finita durante il primo tempo sullo 0-0. Ecco Fulvio, ti chiedo un'opinione sulla partita della Juve di ieri sera. Che l'ho rivista oggi,
che comunque che devo dire che comunque abbiamo giocato bene. L'Empoli in casa è un avversario tostissimo, tosto, che comunque siamo riusciti, l'abbiamo scampata, diciamo, secondo me siamo riusciti a scamparla grazie a un fenomeno, e io senza di lui non so se questa partita l'avremmo vinta lo stesso. Ecco, ti dico la come verità. Giudichi l'impatto di Vlahovic sulla formazione bianconera? Ormai si basa tutto su, di lui, cioè ormai siamo troppo, diciamo, Vlahovic centrici, ma troppo Vlahovic centrici, nel senso che senza di lui non so, la squadra gioca peggio, cioè si sentono più sicuri, hanno meno, come si dice, meno pressioni con lui, perché già, cioè, lui ti toglie tutte le pressioni di dosso, perché lui è il giocatore che deve fare per forza bene. A me sembra proprio non... Invece ti faccio un'altra domanda a te, secondo a chi tipo ti ricorda qualcuno Vlahovic come giocatore? Allora, come giocatore, cioè, dovrebbe venirmi un nome in mente, però è il classico centravanti moderno, cioè è un giocatore che con la sua stazza praticamente scavalca gli avversari molto spesso, e soprattutto è un buonissimo rapazzone d'area. Lo definirei un centravanti praticamente completo. Ti dico, ti faccio un paragone con i tempi moderni, perché è il paragone più vicino che mi viene in mente in questo momento. Su alcune cose mi ricorda Haaland, seppur ancora rispetto al centravanti del Borussia Dortmund deve fare dei miglioramenti, però l'impressione è quella, un giocatore dalla stazza imponente che riesce a mandare giù i suoi avversari e soprattutto ha un grande fiuto del gol. Del passato non ti viene in mente nessuno? Boh, io c'è qualcuno, io vedo comunque un po', ora esagero, mi attirerò l'ignorante, la gente mi darà dell'ignorante, non lo so, è una sensazione che mi ha dato. Sì. Mi ricorda un po' Van Basten, non lo so. Sai che ricorda anche a me un po', cioè è un, secondo me anche, adesso mi attirerò ancora di più io le ire degli hater, però non dico che sia superiore, però mi sembra un'evoluzione di Van Basten, mi spiego meglio. Ovvio, Van Basten è stato un grandissimo attaccante, ha vinto diversi palloni d'oro, era comunque molto raffinato nel suo gioco, però Vlahovic, come ho detto, ha una stazza superiore che comunque gli permette di poter lavorare il pallone decisamente meglio, a mio avviso, a differenza dell'olandese. Quindi sì, ti dico, il paragone secondo me ci sta tutto, perché soprattutto per come tratta il pallone, quando lo ha tra i piedi, ha quello stesso stile / raffinatezza, ecco. Sì. Come ti ho detto, mi sembra un'evoluzione ai tempi moderni proprio per la questione stazza, cioè Van Basten era un po' più mingherlino, sapeva giostrare bene all'interno dell'area di rigore. Vlahovic, se lo vediamo fisicamente ad oggi, è un armadio, cioè riesce a prendere il pallone con estrema facilità. No, ma io non parlo fisicamente. Allora, secondo me, a differenza di Haaland sarà più veloce, avrà diciamo uno scatto maggiore. Poi sì, in velocità totale non lo so, però lo scatto iniziale di Haaland è qualcosa di pauroso. Ti posso dire, secondo me è più elegante di Haaland Vlahovic, non lo so, mi dà questa impressione. Proprio come tiene la palla, come
Poi magari per questo mi ho poi non so. Invece il Genoa come l'ha visto? Allora, aspetta un attimo, finiamo un attimo questo discorso, perché c'era Aldone che diceva che Vlahovic ricorda anche un pochettino Vieri. Tempo salutiamo Nick che c'è un po' di sì, sono d'accordo, diciamo, anche con lui. Cioè, perché ricorda anche... Sì, come Sazza ci siamo con Vieri, anche se Vlahovic è molto più grosso, però come protezione del pallone all'interno dell'area di rigore, sì, è molto molto simile a Vieri. Su quello sì. Sì, comunque ragazzi, ricordiamoci che Vieri si spostava le difese da solo, eh. Cioè, se le portava... totalmente, esatto, quindi anche questo paragone può esserci. Sì, è calzante, sì, sono d'accordo, perché non è il che mi è piaciuta la tua definizione iniziale come rapace d'aria. Non era un approfittatore, non era un Inzaghi o anche un che ho un Trezeguet, però i gol sono quelli, secondo me. Sì, naturalmente paragonare Vlahovic e Inzaghi è un parolone, sono due giocatori con due caratteristiche totalmente diverse. No, però ti dico, il rapace d'area nel senso, no, comunque ti sa controllare la palla e te la sa mettere dentro, cioè parliamoci chiaro. Sì. Inzaghi questo non lo sapeva fare, esatto. Cioè Inzaghi fondamentalmente non si sapeva fare niente, cioè te la sapeva mettere dentro e basta, cioè come faceva, io forse è il giocatore che te la sapeva mettere dentro in qualunque modo, cioè non era impressionante. Io un giocatore come Inzaghi sinceramente non l'ho mai visto, penso e non lo vedrò mai più. Un po' mi ricorda Inzaghi, l'unico che me lo può ricordare forse è Müller. Sì, ci potrebbe essere come paragone Müller, sì. Non perché dei grandissimi, Müller... diciamo, non delle grandissime doti tecniche, però la palla la mette dentro. Tatticamente, cioè, fondamentali per la squadra. Esatto. Quindi sì, ci può stare anche questo nuovo paragone. Nel frattempo, riguardo a... Mi stavi chiedendo del Genoa, giusto, primo? Ecco, aspetta, però sì. Stavi dicendo una cosa. La cosa di Müller, che però ha una tecnica migliore, intelligenza tattica superiore rispetto a Inzaghi, secondo Aldone. Sì, intelligenza tattica sì, ma pure lui, se lo vedi, è sempre molto svogliato... ma anche molto inelegante, esatto, a differenza magari di altri, di un centravanti tecnico come può essere un Benzema, un Vlahovic. È proprio, non ha niente di elegante, sembra quasi scordinato. A me questo ha sempre fatto ridere, sia di Müller che di... Sì. Sia di Müller che di Inzaghi, cioè veramente era una cosa sono una cosa impressionante. Che tra l'altro, ecco, magari prima di Inzaghi l'altro Gerd Müller era molto così. Sì, ma Gerd Müller un po' tutti gli attaccanti degli anni 80, se ci pensi, comunque anche un Ciccio Graziani, per carità, aveva un minimo di stazza, però era... tipo sì, ma però aveva la stazza, cioè se prendi Gerd Müller o un Mario Kempes, non... diciamo che la situazione era quella, sempre, sì, comunque soprattutto gli attaccanti di una certa epoca calcistica erano così.
Esatto. Nel frattempo, stavo leggendo alcune notizie perché ci stava dando aggiornamenti Aldone in chat sul conflitto russo-ucraino. Le ambasciate degli Stati Uniti e della Francia sarebbero praticamente dicendo ai propri concittadini di lasciare la Russia finché è possibile. Comunque, grande Putin è riuscito a far prendere una posizione alla Svizzera. Si è esposta la Svizzera, non lo so. Non lo so sapevo. Neppure io, credo si sia esposta contro questa situazione. Cioè, credo che tutta la UE si sia esposta assieme alla NATO contro la Russia. Gli unici che rimarranno, credo, saranno i coreani. Credo, Poi boh. Sì, no, vabbè, quello. Pazzo per pazzo. Esatto. Si capiscono a vicenda, ecco, tra pazzi mitomani. Sì, ecco, ci conferma Aldone, sì, praticamente sono d'accordo con le sanzioni dell'Unione Europea. Okay. Collegandolo anche al calcio, mi sembra... Ieri pomeriggio Abramovic si è dimesso per non creare ulteriori casini al Chelsea. Invece vorrei sapere, sì, infatti, tu che ne pensi di questo accanimento comunque anche contro il altri mondi, con i russi che magari sono più esposti mediaticamente? In che senso i russi si sono... Cioè, non ho capito bene... No, l'accanimento nel senso togliere la Champions, non fare giocare giocatori russi, questo tipo di sanzioni prese da... non so come spiegartelo. Non fare giocare giocatori russi anche nei tornei di tennis... C'è per ora questa cosa molto... non lo so. Per quanto riguarda i giocatori la vedo abbastanza un'esagerazione, nel senso non è colpa loro se Putin si mette a fare sevaccate. Per il resto credo che stiano cercando di seguire il stesso modus operandi dell'Unione Europea e quindi giustamente per evitare rischi hanno tolto la finali delle coppe europee in quel della Russia, hanno deciso così. Sinceramente mi sembra una scelta abbastanza obbligata vista la situazione, anche per tra virgolette mettere alle corde Putin, ma Putin ci ha dimostrato in questi ultimi giorni che non si ferma davanti a niente. Non fare giocare ad esempio la lo spareggio mondiale alla Russia, cioè ti sembra, cioè secondo te ci sta come scelta o no? Cioè in questo senso, cioè alla fine ci vanno di mezzo sì la faccia della nazione, ma dei poveri, dei ragazzi che comunque non c'entrano fondamentalmente niente. Io ho paura che si demonizzi un popolo per colpa di un coglione, cioè io ho pure questa paura, ho. Che non devi ricordare, cioè tutti i russi non è che sono tu a favore del dell'invasione, anzi sì, sono un po' perfettamente d'accordo con te, generalizzare, cioè... secondo me vai è un po' un generalizzare esagerando, secondo me, cioè prendi, è come pensare che veramente tutti noi siciliani siamo mafiosi. Vedo troppo una demonizzazione del popolo russo quando si dovrebbe demonizzare, secondo me, qualche persona, quel tipo di persona, non solo Putin, perché non è solo Putin, ma fare di tutta l'erba un fascio mi sembra esagerato. Sì, decisamente, perché comunque, come hai detto tu,
non tutti i russi sono a favore di Putin. Ora posso capire il voler spostare le sedi delle coppe europee, ma così facendo, dal punto di vista sportivo, peggiori di molto la situazione, perché fondamentalmente coinvolgi persone che non c'entrano niente con le pazzie di quest'uomo. Quindi sì, è una scelta abbastanza discutibile, non tanto per quanto riguarda le partite di club quanto per la nazionale. Dopotutto la Russia si è guadagnata la possibilità, piuttosto farli giocare in campo neutro, ecco. Sì, dico, alla fine è fatto come per le Olimpiadi, è creato comunque un... vabbè, che l'avevi fatto per altri motivi, il Comitato Olimpico Russo... Quella è una cosa a parte, ma perché c'era uno scandalo doping molto importante. Sì, c'era lo scandalo doping, no, lo so, però in questo caso secondo me tu potresti fare la stessa cosa. Può essere magari un'opzione. Non la fai... non la fai giocare col nominativo di Russia, la fai giocare con un altro nominativo, anche se poi alla fine è stata una scelta secondo me stupida, che poco c'è, la Russia alla fine gli atleti russi sono, però sì, sono perfettamente d'accordo con te, tanto di rifa di Rafa comunque è pur sempre la Russia a gareggiare, seppur con un nome diverso, cioè non cambia tanta roba. Però parliamoci chiaro, ci sono atleti che comunque sono anche contrari alla politica di Putin, vivono in Russia oppure sono nati in Russia e per colpa di questa situazione si ritrovano in un clima veramente difficile, dove non sanno neanche loro che fare, e quindi purtroppo sono loro malgrado vittime di questa situazione. Nel frattempo, scusate, aggiornamento per quanto riguarda la partita, perché c'è stato una rete. La rete da parte del Napoli con Lorenzo Insigne. Bel gol da parte del capitano del Napoli, che al 62esimo segna la rete del vantaggio per quanto riguarda i partenopei. Al 62esimo quindi Lazio 0, Napoli 1, la rete da parte di Lorenzo Insigne. Vai avanti col discorso. Sì, io per esempio leggevo, io seguo pure le arti marziali miste, giusto? Tu, non so se voi le seguite, se tu le segui. Qualcosa, cioè conosco quelli più famosi, cioè conosco McGregor dell'ultimo periodo, cioè io sono ancora a Georges St-Pierre, per dirti, quindi... Ah, vabbè, GSP non si deve scordare mai. Esatto. Comunque, a parte tutto... Sono d'accordo col discorso, però sono d'accordissimo col discorso che ha fatto Alex Dandy, non so se sai chi è, che sì, è il telecronista in Italia. Esatto, che, di cui rimproverava, diciamo, la UFC di non di non aver preso un posizione, di non aver dato restrizioni agli atleti russi. Allora, la situazione è diversa per la UFC e per alcuni atleti, perché è giusto il discorso, secondo me, che gli atleti non devono avere, gli atleti singoli non devono avere ripercussioni su questa vicenda, ma ci sono diversi atleti che sono palesemente pro Putin, capito? Sì. Quindi
sinceramente che non faccia qualcosa Dana White mi è sembrato un po', cioè questo non parlare completamente, non fare neanche un discorso, cioè questo non prendere posizione da parte di della UFC, ma anche di Bellator, non so, della UFC è stato un po' di cattivo gusto secondo me, avendo comunque moltissimi atleti russi, no? Esatto, vabbè, sulla UFC sinceramente non mi stupisco di ciò, visto chi gestisse tutto l'ambaradan, un uomo che ha a favore di Trump, ovvero sia Dana White. Ricordiamoci che si inventò la qualunque per cercare di far andare avanti la UFC, nonostante nel 2020 ci fosse la quarantena e i problemi di Covid, aveva addirittura millantato di aver comprato un'isola per realizzare i match. Quindi ti dico, non mi stupisco non ci sia stata presa di posizione, specialmente da un aficionado di Trump come Dana White. Dico, però no, sono d'accordo, so benissimo il tipo di persona è Dana White, cioè a parte che ce ne sarebbero da dire su Dana White, che al confronto Vince McMahon è un santo secondo me, però ti dico, potevano prendere posizione su questa roba, invece c'è stato silenzio veramente no, totale, perché più che altro hai atleti volti, cioè, quella secondo me è l'impressione, cioè che poi ieri c'è stato, che poi giusto ieri c'è stato il il match di Makachev, che è russo, giusto ottimo atleta, cioè fortissimo, però dico, non io non le so le idee di Makachev, però so le idee di Chimaev e dei vari Khabib e compagnia. Esatto, a proposito di ciò Aldon aveva scritto anche qualcosa Sì ragazzi, bisogna colpire anche il soft power della Russia, nel senso, dispiace per gli sportivi, ma bisogna sanzionare in qualche modo minando anche sul soft power. Io col senso sì, di poi no, sono vabbè. Contento che abbiamo toppato la qualificazione a Russia del 2018. Vabbè, non lo potevamo sapere, dai. Esatto. Però ok, minare sul soft power, però ti ripeto, comunque ci sono dei sportivi che ci fanno di mezzo, ecco, quello che diciamo può dare fastidio, ecco, cioè, per una parte che sta con Putin e c'è un'altra che sta anche dall'altra parte, cioè sta dalla parte contraria. Perché io perché ragionando, ragazzi, è difficile andare, non dico contro Putin, ma schierarsi apertamente contro le porcate che sta facendo Putin da russo. Cioè io per esempio non penso che Miranchuk e Malinowski hanno concluso di essere amici dopo la questione. Dopo quello negli ultimi giorni hanno deciso di non avere più rapporti, perché uno è russo e uno è ucraino, non dobbiamo, cioè poi si va a ghettizzare secondo me un popolo per gli sbagli di un altro. Esatto, nel frattempo dovrebbe esserci il raddoppio del Napoli, ma sta succedendo la qualunque, anche con un giocatore a terra. Attenzione, Rista in quel dell'Olimpico.
caduto pure un giocatore del Napoli a terra. Non capisco che cosa stia succedendo. C'era stato il raddoppio della formazione partenopea da parte di Insigne, adesso però è arrivato il VAR. Insigne che aveva segnato praticamente a porta vuota su ribattuta di Stracoscia. Rivediamo qui Elmas che praticamente salta un giocatore, Osimhen prova il tiro, la parata da parte di Stracoscia e poi aveva segnato Insigne a porta vuota. Non si capisce molto bene da cosa è scaturita questa risa, perché c'era un giocatore addirittura a terra. Vediamo un po' cosa succede. Cioè il cartellino giallo per Radu. Ah, mi ero scordato che Radu fosse ancora alla Lazio. Ce lo siamo scordati tutti, mi sa. Vediamo un po' la situazione. Forse posizione di fuorigioco per Insigne. Ma Radu quanti anni ha? 40 li ha. Tra l'altro viene pure cambiato. Vediamo un attimo. Secondo me è lì vicino. Vado a fare un controllo veloce. Allora. 38 comunque, 38 sicuro. Vado a controllare la formazione. Dove Radu? Eccolo qui. Nel frattempo gol annullato perché c'è la posizione fuori gioco di Insigne. C'ha cioè, 35 anni, del 1986. Come si chiama? Sì, mi sembrava. Mi sembrava più in là con l'età, diciamo. No. Anche secondo me, a giudicare anche da look che esibisce, cioè sembrava molto molto più vecchio. Infatti, gli davo 38-39 anni, sinceramente, non 35. Bisogna dire che non se li porta benissimo, ecco. Direi proprio di no. Esatto. Quindi, vabbè, Radu adesso è stato sostituito. Comunque, stavamo continuando a parlare sempre della questione Russia sportiva. Sì. Sì. Eravamo lì. Parlando, sì, sì, sì. Allora, la questione è brutta, cioè nel senso ho paura che si vada, dico, a demonizzare il PAE certe persone, si vada ad avere un... Cioè, come ho detto prima, la situazione ci rimettono gli sportivi fondamentalmente, però credo che Aldo si possa riferire a dire dobbiamo dare un segnale, a malincuore facciamo questa scelta, cioè andando a colpire, come ha detto lui, il cosiddetto soft power. Però sinceramente alcuni sportivi ne stanno facendo la spesa, specialmente quelli che sono a sfavore di Vladimir Putin. Adesso seguiamo un attimo la partita, nel frattempo che Fulvio ha chiuso un attimo il microfono. Osimhen, il pallone lì, Osimhen. Vediamo cosa fa il centravanti della Pio. Osimhen, il pallone altissimo che va addirittura verso l'altra fascia, quindi c'è ancora possibilità per il Napoli con Insigne. Passaggio per Victor Ruiz. Insigne, il passaggio all'indietro per Koulibaly. Comunque nel secondo tempo non vi siete persi moltissimo. Una Lazio che aveva fatto un paio di azioni decenti, poi all'improvviso è arrivato il gol di Insigne, che al momento sta mettendo il risultato sullo 0-1 per il Napoli, risultato che sarebbe molto importante per i partenopei, visto che in caso di vittoria raggiungerebbero la vetta della classifica. Attenzione però, Politano, il passaggio all'indietro per Demme. Ora devo andare a rivedermi anche un po' i giocatori che... Ok, perfetto, qui, grazie. Diretta.it. Un pochettino, c'è stato il cambio tra Zielinski ed Elmas.
cambio al centro della tre quarti del Napoli. Attenzione però, Politano, il pallone che però va fuori. Molto probabile sarà calcio d'angolo per la formazione partenopea. Nel frattempo c'è stato anche il cambio tra Radu con Isai e Anderson con Pedro. Andiamo avanti. Calcio d'angolo per il Napoli. Manca un quarto d'ora alla fine della partita. Risultato che rimane sullo 0-1. La rete di Insigne al 62esimo. Si sta rivelando decisiva. C'era stato anche il raddoppio annullato dal VAR per posizione di fuorigioco da parte del capitano della formazione allenata da Luciano Spalletti. Adesso la Lazio in lancio lungo sull'altra fascia, cercare credo Marusic. Vediamo un po' se la formazione biancoceleste riuscirà a riprendersi dopo questo periodo in cui il Napoli è riuscito a trovare il vantaggio. Bellissimo gol da parte di Lorenzo Insigne. Lorenzo Insigne che ricordiamo rimarrà a Napoli fino a giugno. E poi andrà in quel di Toronto nella MLS. Attenzione però, ancora il Napoli con Politano. Napoli che cerca in ogni modo di chiudere la partita. Passaggio per Elmas. Brutto passaggio però da parte del giocatore del Napoli. La Lazio riesce ad approfittarne riprendendo la sfera a tre piedi. Zaccagni. Con una serie di passaggi da parte della formazione biancoceleste. Ancora Zaccagni. Passaggio all'indietro per Lucas Leiva. Serie di triangolazioni da parte della formazione biancoceleste. Adesso c'è stato un lancio al volo. Pallone che però viene parato da Ospina. E gioca un po' con Immobile. Sì, Aldone, ma io non ho sentito Capitone Dance, però, eh? Non hai sentito Capitone Dance? Allora la prepariamo subito. Un attimo, ragazzi, che faccio la preparazione della Capitone Dance, giustamente, su quello hai perfettamente ragione, ma perché eravamo talmente immersi nel discorso che non mi sono ricordato della mitica. Vorrei dire una cosa, vorrei dire una cosa su una persona che aveva scritto che sarebbe venuta ad un orario che era un'ora fa. Esatto. Non dico niente, già si risponde da sola questa persona. Sì, credo stia facendo incetta di Momendol in questo momento Nick, quindi lo salutiamo. E allora aspettate un attimo. Io no. Cosa? Io non lo saluto, solo da parte tua. Va bene, faccia come vuole, dopotutto siamo in una democrazia. Detto questo... Esattamente, sì, beh, sì, naturalmente la democrazia tranne quando c'è Papyrus, naturalmente ricordiamolo sempre, salutiamolo, goditi questa vittoria che tra un po' inizia il processo. Allora, vediamo se riesco a trovare la canzone du Capitone, un Capitone, scusate se vedete un po' ferma l'immagine, vediamo se... Ok, perfetto, un po'. Riesco a trovare il buon Mimmo Pesce, come al solito, ecco qui, dammi un po', allora, dai. Andiamo. Dov'è? Ecco. Perfetto. Riesco a muovere un po'. Ok. Mettiamo qui, tanto non sta succedendo niente per quanto riguarda la partita, adesso puntualmente segnerà Lazio. In aria, in mezzo a Mirti, Mertens, palo! Milik! Ok, si è sentito un palo di Mertens, ma era il buon Mimmo Pesce. Andiamo a prenderlo, signori. Il nostro uomo da sogno, ladies and gentlemen. Oh. Ok, andiamo qui sulla scheda, perfetto. Dovrebbe vedersi così. Facciamo anche così velocemente. Direi di far partire il solo grido, il solo cuore. Capitone Dance. Capitone Dance.
grido, un solo grido, un solo grido. Capitone, capitone. Capitone nella rete, capitone nella rete. Capitone dance, capitone dance. Oh, 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 oh. Capitone dance. Capitone nella rete! E questo era il buon Mimmo Pesce, che ha festeggiato adesso il gol da parte del Napoli, che ha portato in vantaggio la formazione partenopea, il gol al 62esimo di Lorenzo Insigne. Mancano 10 minuti alla fine della partita, risultato, come ho già detto prima, che rimane fermo sullo 0-1 per il Napoli. Nel frattempo un doppio cambio, Lobotka e Unas per Demme e Politano. Nel frattempo salutiamo anche quello scammer di Nick, che verrà seviziato domani durante il processo. Nel frattempo mancano 9 minuti, ancora la Lazio, veramente serviziato in modo metaforico, signori di Twitch, sì. Ci dissociamo, ma non troppo. Attenzione ancora, la Lazio, attenzione però, prova a ripartire la formazione biancoceleste, che tenta il tutto per tutto. Immobile, passaggio per Felipe Anderson, e prova il tiro a giro, la parata! Ottima parata da parte di Ospina. Vediamo un pochettino cosa succede adesso. Il Napoli prova a riprendere palla, ma c'è fallo. Cartellino giallo per un giocatore a formazione biancoceleste. Grande occasione per la Lazio col tiro a giro da parte di Felipe Anderson. Ecco qui. Cartellino giallo per Mattia Zaccagni. Ancora qui vediamo Napoli che naturalmente cerca di controllare in questi ultimi 8 minuti. Potrebbero essere molto importanti per le sorti del campionato dei partenopei, visto che si ritroverebbero a pari punti col Milan, agganciando la vetta, e subito dietro ci sarebbe l'Inter, che però ricordiamo una partita in meno, visto che deve ancora giocare la partita contro il Bologna. Nel frattempo salutiamo Fulvio, che un attimo lasciato. Nel frattempo continua la partita in quella di Roma, con la Lazio che prova in qualche modo a trovare la rete del pareggio. Ha già trovato una buonissima azione con Felipe Anderson, ma credo che adesso sarà assedio da parte degli uomini di Sarri per cercare di vincere la partita. Più che vincere, pareggiare in questo caso. I minuti per vincere ci sono, però credo che l'obiettivo da parte della formazione allenata dal tecnico toscano sia più quella di provare a conquistare un punto contro una delle tre squadre che sono in lotta per lo scudetto. Poi se dovesse arrivare la vittoria sarebbe una grande impresa per gli uomini di Sarri. Nel frattempo un altro cambio, entrano Basic e Acerbi, escono Leva e Patric. Cambio che potrebbe essere anche abbastanza discutibile. La Lazio dovrebbe cercare il pareggio, invece cambia due difensori. Nel frattempo è tornato Fulvio. Sì, non ho capito perché mi ha buttato fuori StreamYard. Niente, mi devono censurare per forza. Non accettano questo mio... La voce della verità non l'accettano. Esatto, sei la nostra voice of the voiceless. Esatto. Esattamente. Nel frattempo ci giunge un aggiornamento da parte di Aldone. Praticamente sia gli Stati Uniti e la NATO hanno blastato il dittatore russo Putin, specialmente il suo ordine di mettere le sue forze nucleari in allerta alta, e quindi hanno considerato questa azione da parte del presidente russo come pericolosa e inaccettabile. La Casa Bianca
dice che ancora non hanno deciso le sanzioni per quanto riguarda il settore energetico della Russia. Quindi vediamo un pochettino cosa è successo. Nel frattempo ci scrive anche Aldone, ho fatto le corse, dice. Ringraziamo Aldone per questi aggiornamenti, anche per questo spam selvaggio. Vediamo un pochettino, ancora mancano 5 minuti alla fine della partita. Risultato che rimane sempre sulla 0-1. Mi avevi chiesto prima, adesso per parlare dell'altro, cosa ne pensavo del Genoa, ma allora ti dico. Blessing rispetto a Shevchenko ha comunque imposto un minimo di gioco, perché prima con Shevchenko, che salutiamo e diamo anche un forte abbraccio, visto che anche lui è in Ucraina, sta vivendo una situazione difficile. Nel frattempo esce fuori velocissimo, spina e butta il pallone fuori per fare un piccolo aggiornamento sulla partita. Ha dato un minimo di gioco, un minimo di idea a una squadra dove la qualità scarseggia eppure tanto. Più che altro ci manca il giocatore che la mette dentro, perché al momento Piccoli non si è fatto vedere. Attenzione, papera quasi da parte del giocatore del Napoli, un portiere, ecco qui, vediamo un attimo. Eh sì, perché c'è stato il colpo di petto da parte di un giocatore del Napoli, ossia di Mario Rui, che l'ha passata indietro per Ospina. Pedro ha provato ad approfittarne, ma praticamente ha fatto fallo in attacco, tirando un calcione verso lo stomaco del portiere partenopeo. Quindi ha rischiato molto qui il Napoli su questa azione. No, mi stai dicendo del Genoa, ti ho detto, c'è qualità di gioco, però manca l'attaccante, cioè, in realtà abbiamo fatto delle... Vabbè, sai Ekuban, ancora che ti lamenti sei... Cosa? Hai Ekuban! Se giocasse il povero Ekuban, cioè, comunque Venezia non aveva giocato male, poi si è deciso di puntare sul tandem Yeboah e Legoni, che venerdì non ha fatto poi così male. Ekuban ok, però Ekuban deve trovare continuità e soprattutto deve crescere su alcune cose. Per il resto gli altri, cioè l'unico attaccante d'esperienza che abbiamo, non c'ha manco voglia di allenarsi, a giudicare dalle dichiarazioni di Blessing. Quindi, boh. Grande Ekuban numero uno. Sempre grandissimo. Mascotto ufficiale della stagione del Genoa, e questo la dice lunga sulla stagione del Genoa. Nel frattempo fallo ai danni un giocatore della Lazio, ovvero sia Zaccagni. Qui sarà calcio di punizione per la formazione biancoceleste. E come ti ho detto, cioè, la squadra ha un minimo di gioco e un minimo di idee, sembra avercela. Il problema è la qualità in sé. Deve molto molto migliorare, ecco. Specialmente per cercare di segnare una dannatissima rete, cercare di vincere la partita che manca da loro. Minchia che gol! Da parte della Lazio, il pareggio da parte della formazione biancoceleste con Pedro, e praticamente distrugge in mille pezzi le speranze del Napoli di raggiungere la vetta. Bel gol da parte di Pedro, ovviamente attirato al volo da lontanissimo, era insaccata alle spalle di Ospina. Vediamo qui l'azione. Ovviamente qui abbiamo la punizione, il colpo di testa parte di un giocatore del Napoli e poi praticamente Pedro, come un pazzo, corre sul pallone, lo tira al volo e la mette dentro. Bellissimo gol da parte dell'ex giocatore della Roma, che porta la Lazio sul pari a pochi minuti dalla fine. Quindi cambia il risultato in quel di Roma. Siamo praticamente all'89esimo. Lazio 1, Napoli 1. La rete di Pedro che distrugge le speranze da parte del Napoli di agguantare la vetta. Da che minuto siamo? Siamo all'89esimo praticamente. Siamo, tra un po' dovrebbe essere il 90esimo più eventuale recupero. Bel gol da parte di Pedro, che praticamente segna al volo.
Attenzione, era in sacca alle spalle di Ospina. Bello, bello, bello. Siamo 89esimo. Vediamo un po' se il Napoli adesso cercherà la reazione. Attenzione, vediamo qui con una serie di passaggi da parte della formazione partenopea che adesso tenta il tutto per tutto. Dov'è il cross Elmas, il colpo di testa, però fermato da Isai, pardon. Il pallone che va fuori. 4 minuti di recupero. Vediamo se Insigne e compagni proveranno la zampata vincente per portare a casa 3 punti da questa partita. Al momento la zampata vincente l'ha portata Pedro con un gol spettacolare. Calcio d'angolo per il Napoli. Pronti diversi giocatori sul pallone. Vediamo un po' cosa succede qua. Il passaggio sulla fascia, attenzione, vediamo il pallone che rimane lì. Viene difeso dalla formazione biancoceleste. Ancora il Napoli. Vediamo un pochettino, c'è Di Lorenzo da solo. Prova il tiro, così il pallone lì va fuori. Occasione per il Napoli. Non ho detto mai dire mai. E quindi nuovamente calcio d'angolo per la formazione partenopea. Nel frattempo erano entrati Lobotka e Unas per Demme e Politano. Nuovo calcio d'angolo, il pallone però che viene buttato fuori da un giocatore della Lazio. Mancano 3 minuti per le speranze del Napoli di riuscire a trovare la rete che potrebbe permettere alla formazione partenopea non solo di vincere la partita, ma di raggiungere la vetta della classifica. Attenzione Insigne, si è però toccato col braccio e quindi sarà punizione per la Lazio. Manca veramente poco per le speranze del Napoli di riacciuffare questa partita. Vero proprio gol da giocoliere per quanto riguarda Pedro, che ha permesso alla Lazio di pareggiare l'incontro e al momento sta infrangendo i sogni del Napoli di raggiungere la vetta della classifica. Nel frattempo serie di colpi di mano da parte della formazione napoletana e quindi fischi da parte dell'arbitro che assegna punizioni alla formazione biancoceleste come quest'ultima. Va per il lancio lungo. Formazione allenata da Maurizio Sarri. Adesso tenta il tutto per tutto con la forza della disperazione per tentare una clamorosa vittoria. Ma il Napoli naturalmente non ci sta. Prova a resistere in questi ultimi minuti. Manca un minuto alla fine della partita a tutti gli effetti. Il risultato che è sull'1-1. Ora il pallone lì. Vediamo un pochettino. Non è che finisce fuori. Quindi rimessa laterale per il Napoli, che ci crede ancora con Di Lorenzo. Il passaggio per Lobotka. Il lancio lungo, ma c'è il colpo di testa da parte di un difensore della Lazio. Pedro, in questo momento sta giocando anche da playmaker, cercando di difendere il pallone dagli assalti della formazione napoletana. Naturalmente sta tentando il tutto per tutto. Attenzione il Napoli, vediamo questa azione. Elmas, bene, mi si è fermato lì il passaggio per Insigne, il passaggio per Ruiz, la rete del Napoli con Ruiz. Arriva la rete della formazione partenopea praticamente nei minuti finali. Il tiro alla distanza che porta in vantaggio il Napoli. E quindi praticamente al 94esimo il Napoli trova la rete, forse una rete importantissima per la sua stagione. Perché questo capitano Danzio. Il Napoli in questo
stesso momento aggancia la vetta della classifica assieme al Milan, un punto sopra l'Inter. Quindi al momento credo la partita sia per finire. Questa rete porta in vantaggio il Napoli. Vediamo un pochettino la rete da parte di Ruiz. Un tiro dalla distanza, gol praticamente fotocopia di quello di Insigne. Ovviamente tiro dalla distanza che si va a insaccare alle spalle di Stracoscia. Quindi vediamo un pochettino se... Ecco, stanno continuando a giocare adesso. Ora se mi va tutto, ok, OBS. Agnelli! Agnelli! Esatto. Ringraziamo anche Aldone. Sì. Vediamo un pochettino allora, perché era uscita la qualunque. Aveva detto addirittura Aldone che poteva rientrare la Juve. Stanno facendo di tutto per far rientrare la Juve. Ecco, ha segnato Ruiz al, praticamente al 95esimo. Viene fatta rivedere più volte la rete da parte del centrocampista del Napoli. Continua per qualche secondo la partita. Continua a essere passaggi, ma finisce qui. Il Napoli vince contro la Lazio dell'ex Sarri. Non ho parole. Esatto, non ha parole Aldone per la vittoria praticamente all'ultimo minuto da parte della formazione napoletana. Formazione napoletana che in precedenza era andata in vantaggio al 62esimo con Insigne. Poi all'88esimo un colpo da biliardo da parte di Pedro, un tiro al volo bellissimo che si è andato ad insaccare alle spalle di Ospina. Aveva dato il pareggio agli uomini di Sarri, poi negli ultimi minuti una serie di passaggi fitti da parte della formazione partenopea che hanno permesso a Victor Ruiz di tirare un gran pallone dalla distanza e insaccare alle spalle di Stracoscia. E soprattutto è un pallone bollente per quanto riguarda la stagione, perché con questa vittoria il Napoli non solo vince in un campo difficile come quello dello Stadio Olimpico, ma aggancia il Milan in classifica. Quindi adesso abbiamo... Agnelli! Esatto, ringraziamo anche il buon Agnelli. Ringraziamo anche il non ho parole. Ecco qui la classifica: Napoli 57, Milan 57, Inter 55. Adesso andremo a fare un mini riepilogo. Tu hai visto qualcosa della partita, Fulvio, oppure proprio nada de nada? Ecco. Fulvio? Presidente? Vabbè, vado avanti un po' io allora. Facciamo una bella cosa. Mettiamo la classifica. Ecco, auguro lunga vita. Vabbè, sì. Ringraziamo gli sfoghi di Aldone. Scusami Aldone se non lo leggo. Lo leggerei in un altro momento, ma siamo ancora in onda. Se no succedono più casini che anima. Andiamo a vedere un po' la situazione per parlare di quanto accaduto durante questa giornata di Serie A, perché adesso abbiamo praticamente tutta la giornata, manca solo la partita tra Atalanta e Sampdoria che andrà in onda domani alle 20:50, partita che seguiremo sullo sfondo durante l'edizione del processo, dove tratteremo tutti gli argomenti di questa 27esima giornata di Serie A, che era iniziata venerdì con il pareggio del Milan a San Siro contro l'Udinese, poi il pareggio 0-0 tra Genoa e Inter, poi Salernitana-Bologna 1-1, la vittoria della Juventus che abbiamo seguito e che potete recuperare sul canale YouTube di The Click, ovvero sia Empoli-Juventus 2-3, poi Sassuolo-Fiorentina 2-1, Torino-Cagliari 1-2, Verona-Venezia 3-1, Spezia-Roma 0-1, Lazio-Napoli 1-2. Per questa classifica
Napoli e Milan prima in classifica a 57 punti, segue l'Inter a 55. La Juventus a 7 punti è al quarto posto, quindi 50 punti per la formazione bianconera. Atalanta 44, Roma 44, Lazio 43, Fiorentina 42, Verona 40, Sassuolo 36, Torino 33, Bologna 32, Empoli 31, Udinese 26, Sampdoria 26, Spezia 26, Cagliari 25 e poi le ultime tre al momento sarebbero Venezia 22, Genoa 17 e Salernitana 15. Andiamo a vedere se riesco a trovare anche... Ora mi senti? Sì, adesso ti sento. Non lo so, è fonduto. Vabbè, no, non ti preoccupare. Poi vabbè, marcatori, Dusan Vlahovic sopra tutti con 20 reti, Ciro Immobile 19, Giovanni Simeone 15, Tammy Abraham 12, Lautaro Martinez 11. Ecco, alla luce di quanto accaduto, ti chiedo un'opinione, Fulvio. Campionato per me il campionato continua a non essere aperto, comunque, cioè, non penso che con la vittoria che comunque farà sicuramente a Bologna l'Inter si riprenderà il primo posto e dopodiché finirà. Non sono così ottimista per quanto riguarda una riapertura dello scudetto, io sinceramente. Per me lo vincerà l'Inter. Ma non sto gufando assolutamente. No, però diciamoci la verità, l'Inter se lo dovrà sudare per bene questo scudetto, perché a giudicare dalla classifica sono tutte lì vicino. Sì. La Juve, comunque... potrebbe fungere da guastafeste per questa situazione. Sì, non vincerlo, però comunque siamo a 50 punti, a 10 punti, 10 punti dietro, non ci siamo. Esatto, però parliamoci chiaro, la Juve comunque lotterà per il quarto posto. Vediamo anche cosa succede domani con l'Atalanta, però come ho detto può fungere anche un po' da guastafeste di questo campionato. Può essere un arbitro, ecco, non tanto una contendente, sì, quanto più una squadra che può dare fastidio. Bene, è sparito nuovamente Fulvio, è sparito nuovamente, lo salutiamo a questo punto. Allora, signori, io direi, no, aspetta un attimo che mi ha mandato un messaggio, lo sentiamo in diretta, vediamo un po'. Scusate un attimo. Basta, odio. Va bene, dai, chiudiamo qua per il povero Fulvio, lo salutiamo. Secondo me si riferiva un po' al computer, al microfono. Andiamo ad annunciare i prossimi appuntamenti. Noi ci vediamo domani, ricordate l'appuntamento verso 20:45-21, abbiamo l'edizione del processo, un'edizione che sarà molto interessante, dove parleremo di tutto quello che è accaduto in questa 27esima giornata di Serie A, con sullo sfondo la partita dell'Atalanta, che può essere molto importante ai fini... Adesso vediamo se riuscite a vedermi meglio. Eccomi qua. Può essere molto importante ai fini della situazione Champions, quindi seguiremo sullo sfondo Atalanta-Sampdoria. Poi martedì sarà il turno delle semifinali di andata di Coppa Italia, seguiremo con la live reaction di Milan-Inter e Fiorentina-Juventus, partite che potete seguire naturalmente su canale 5, naturalmente togliete l'audio e mettete il nostro audio. Nel frattempo fermiamo anche qui il cronometro, che oramai secondo i nostri minuti stanno giocando da una vita intera. Poi giovedì vediamo un attimo come adoperarci, molto probabile ci sia NBA Click, nel caso non ci fosse sarà il turno di Cassa versus Juventus. Cercheremo di riprenderci da un periodo veramente difficile, dove siamo usciti dalla Champions prendendo un paio di scopole dal Manchester United, e cercheremo di rimontare la situazione per quanto riguarda il campionato e la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Poi venerdì, soprattutto per i fan di wrestling,
appuntatevi questo appuntamento, perché andremo in onda con la diretta dei pronostici dedicata a AEW Revolution 2022, che promette spettacolo, specialmente in un match, perché è vero, avremo Hangman Page contro Adam Cole per il titolo mondiale AEW, ma abbiamo anche il dog collar match tra CM Punk ed MJF. Per quanto riguarda invece la Serie A, scusate, torneremo sabato 5 marzo dalle 18 con Roma-Atalanta, e poi domenica con un doppio appuntamento seguiremo Juventus-Spezia, e poi successivamente il posticipo domenicale della 28esima giornata di Serie A, ovvero sia Napoli-Milan. E poi ci sarà il processo il 7 marzo. Tra l'altro ricordatevi anche l'appuntamento l'11, perché sarà il turno, signori, di WWE 2K22 col buon Nick, che salutiamo e che speriamo stia facendo incetta di Momendol. Detto questo, io ero a cassa, ringrazio Aldone, che mi ha fatto compagnia in chat e ci ha aggiornato su alcune situazioni riguardanti il conflitto tra Russia e Ucraina. Continueremo ad aggiornarvi durante le nostre dirette riguardo a questa bruttissima situazione che sta coinvolgendo il popolo ucraino, a cui per l'ennesima volta diamo un forte abbraccio virtuale. Poi ringrazio Fulvio, che nonostante i problemi mi ha fatto compagnia in questa diretta, grazie mille Aldone. Ringrazio Nick, che è stato in chat, e ringrazio gli spettatori che mi hanno fatto compagnia in questa partita, dove abbiamo parlato anche del più e del meno. Ora andiamo a vedere un po' a chi possiamo mandare, esatto, non mollate, a chi possiamo mandare il raid. Ok, vediamo un po' chi può essere, vediamo un pochettino a chi possiamo mandarlo. Allora, dimmi tu a chi posso mandare il raid. Nel frattempo vado a fare un po' di ricerche. C'è Adam Cole. Agnelli! C'è ad Agnelli lo mandiamo. Agnelli! Lo mandiamo a lui. A Nati per Vincere, quasi quasi. Se ci fosse su Twitch Nati per Vincere, potrebbe essere un'idea. Fammici pensare. Esatto, lo mandiamo a Nati per Vincere, no? Dimmi tu un nome se vuoi, Aldone, ti lascio libera scelta anche per allungare un pochettino il brodo. Vediamo un pochettino, sto guardando anche chi c'è in diretta. Chi possiamo mandare? Vediamo un po'. C'è Greenbaud, c'è Dario Mozza, c'è Hank, c'è Deluxe, Adam Cole, Nanni Twitch, Grand Puber, Bugalalla. Sì, sì, ti sto aspettando, nel frattempo ti sto dando così, quel tale Ale. Aspettiamo un attimo, tanto lo bisogna dire, partita che è finita in maniera molto emozionante, specialmente per i tifosi. Ok, andiamo con il buon Greenbaud, vediamo se ci caga soprattutto. Detto questo, grazie di tutto ragazzi per averci seguito in questa diretta domenicale. Noi ci vediamo domani, ricordate l'appuntamento, domani verso 20.45-21 per la consueta puntata del processo dedicata alla 27esima giornata di Serie A. Detto questo, noi ci vediamo alla prossima. Adesso godetevi un po' di Greenbaud. Ciao ciao!